Oro Più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Una fiera dell'ascensione all'insegna del risparmio. È la decisione presa dal commissario Pomponio che, alla luce delle disponibilità economiche del comune di Voghera e per tutelare altre iniziative come Iria Kessel Festival e Voghera sotto le stelle, ha deciso di eliminare l'area espositiva con gli stand, gli spettacoli ed i fuochi d'artificio. È d'accordo con la scelta fatta da Pomponio oppure pensa che avrebbe potuto sfruttare le poche risorse in maniera diversa? Ma premesso che è la prima volta che sento questa notizia, cavolo, cioè niente stand, niente fuochi, solo cosa? Solo in realtà, sì, il piazzale è quello. Ma mi sembra un po' azzardato dopo tanti anni abituati, cioè voghresi abituati e non ovviamente abituati ad un'organizzazione con stand, spettacolo, se vuoi chiamarlo spettacolo, anche dei fuochi d'artificio, quindi sinceramente mi ritrovo molto spiazzato e non tantissimo d'accordo, ecco. Quindi in un qualche modo l'idea di tutelare le altre due manifestazioni non ti trova d'accordo? Ah, ho capito, è stato un discorso di... sì, se effettivamente poi queste altre due manifestazioni si... cioè, si, come dire... possono poi in effetti ritrovarsi ad essere al pari della fiera d'ascensione, altrimenti sarebbe stato un po' uno spreco, ecco. Tu da cittadino quale delle tre manifestazioni preferisci? L'Assensia, Voghera sotto le stelle, quindi i famosi giovedì sera, oppure l'Iria Kessel Festival? Allora, premesso che l'Iria Kessel Festival forse è l'unico che mi manca, perché non ho partecipato attivamente né da spettatore, mentre il giovedì sotto le stelle nel corso di questi anni, una volta lavorando, una volta suonando, ho partecipato un po' più attivamente, anche all'ascensione, all'Assensia, lavorando. Non lo so, sono tre manifestazioni che cercano di riavvivare un po' questa città, e devo dire che quella che più mi è sempre rimasta nel che è sempre rimasta nel cuore è l'Assensia per l'esperienza che si porta dietro sia per tutta la città che per quanto possa riguardare un cittadino singolo come me, quindi sicuramente preferisco l'Assensia, quindi mi dispiace per questo accorciamento delle risorse. Ma io non sono assolutamente d'accordo e vi spiego anche il perché. Perché secondo me si va contro una tradizione di 600 e passa anni, primo. Secondariamente non vedo il motivo questo risparmio, anche perché gli stand venivano venduti, perciò, e tutti gli anni andavano tutti. Vabbè. Poi parlo come vicepresidente dell'Associazione dei Paracadutisti di Voghera. Noi abbiamo sempre fatto l'ascensione di Voghera facendo anche i lanci con i paracaduti e tutti per dare un qualcosa in più alla nostra città, per l'amor di Dio. Quest'anno non si potrà fare niente. Se questo è un risultato della politica di Voghera, secondo me siamo molto lontani da... Non so cosa dire. Però sembra sia stato fatto per tutelare comunque le altre due manifestazioni, altrimenti si sarebbe rischiato di cancellarle. Quello che volete può anche essere giusto, quello che dico io è che si va a cancellare una tradizione di 600 e passa anni. Se noi continuiamo a combattere, vogliamo le nostre tradizioni, vogliamo le nostre origini, vogliamo i nostri prodotti, se poi si dà più spazio, per l'amor di Dio, a qualcuno che magari viene giù con un banchetto per vendere quattro statuette, signori, io penso che il nostro artigianato, penso che sia molto un po' più valido che non avere questa ascensione qui. Questo è il mio parere, poi opinabile o no, per l'amor di Dio, mille teste, mille idee. Più che altro sfruttare le risorse, perché alla fin fine non abbiamo più niente, comunque cioè, sarebbe più logico e più da fare qualcosa un po' più, come posso dire, anche per... è diventato, non c'è più niente a Voghera. Se poi dobbiamo anche toglierci anche quei fuochi d'artificio, comunque gli stand o comunque tante altre cose, allora facciamo prima chiudere completamente tutto e boh, basta. Nonostante il tentativo sia stato comunque quello di preservare le altre due manifestazioni, però a questo punto immagino che lei le reputi meno importanti. Tra virgolette, però se facciamo qualcosa in più sarebbe meglio. Anche quel poco, però almeno da rifare come era una volta Voghera, cioè Voghera prima qua alla Via Emilia era sempre piena, potevi fare le passeggiate, io quando ero giovane
facevo le mie vasche dalle 2 del pomeriggio fino alle 7 di sera, c'era sempre pieno, strapieno. Adesso, allora, ai giardini pubblici non puoi più andarci, a girare non c'è niente, i negozi stanno chiudendo, magari di trovare una soluzione, un qualcosa, più che altro. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.